bravissimo filmato. Allora, visto il grande successo nel primo episodio di Mi trucco come, questa tipologia che vi sto portando sul canale e che vi sta piacendo tanto, oggi sono qui a registrarvi una seconda puntata. Ovviamente il giudizio è stato espresso da voi, quindi avete scelto voi tramite un sondaggio che ho fatto nelle stories di Instagram. Mi raccomando, seguitemi, perché dato che vi sta piacendo questa tipologia, spesso farò dei sondaggi per capire quali personaggi volete che io interpreto truccandomici, ecco, diciamola così. E quindi il secondo sondaggio e motivo per cui vi sto registrando questo filmato, il risultato è stato dato da voi e io vi avevo proposto o Jeffree Star oppure una youtuber italiana o quello che sia a mia scelta. La grande maggioranza ha votato per una youtuber a mia scelta, perciò sono qui oggi a registrarvi il filmato con una youtuber italiana, ve lo dico fin da subito. È una youtuber italiana che ho scelto con enorme piacere, dato che ho avuto l'opportunità 2 anni fa all'incirca di incontrarla di persona a un suo incontro che ha fatto qui nella mia città a Roma. E sto parlando della youtuber Nicole Kiss and Makeup 01, Nicole Hussel, non so se l'avete presente. Comunque io qui sopra nelle schede informative, ma anche sotto nell'info box, vi linkerò il mio incontro con lei, perché è stato un momento abbastanza emozionante e quindi io vado ad ispirarmi a lei tramite questo makeup, eccolo qui. Indossa sempre questo makeup smokey eyes marrone e queste labbra nude, quindi lei utilizza un makeup total matte. Se caso mi stai guardando, Nicole, non lo so, perché tanto io ti taggerò ovunque, ti saluto e spero che stai vedendo questo filmato, insomma. A questo punto trovate tutti i prodotti sotto nell'info box, ho fatto una premessa lunghissima come al solito, direi immediatamente di incominciare. I pennelli di cui avrete bisogno, ormai ragazzi penso ve li siete imparati a memoria, ma io come ogni video ve li faccio rivedere, e sono questi qui: un pennello angolato grande, un pennello piatto, un pennello angolato piccolino e il pennello da sfumatura e il mitico specchione che ci fa sempre compagnia in ogni makeup tutorial. Allora, incominciamo immediatamente. Ho messo un primer occhi in precedenza e adesso vado a mettere questo mio balsamo labbra che è d'Yves Rocher. Vi faccio vedere alcuni prodotti così alla random, ma sotto nell'info box, come vi ho detto anche prima, troverete tutto scritto per bene. Quindi vado ad idratare bene le mie labbra, perché andremo a mettere poi una tinta labbra, quindi c'è bisogno di un'abbondante idratazione. Ok, poi vado a fare il mio trucchetto di utilizzare la cipria, metterla su tutta la mia palpebra per far scivolare meglio gli ombretti. Ormai tutti questi trucchetti, se mi seguite assiduamente, lo saprete. La base, ragazzi, l'ho fatta in precedenza, altrimenti il filmato veniva troppo lungo, e vi linkerò anche questa qui nelle schede informative, ma sotto nell'info box, la base come la faccio io. Alcuni passaggi della base con voi, perché per lei sono sacri, ma ci arriviamo pian piano. Quindi vado a prendere questa mia cipria traslucida un pochino, ne sbatto l'eccesso e la vado a mettere su tutta la mia palpebra per poi dopo far scivolare meglio gli ombretti. Quindi vado così, di modo che le sfumature, ragazzi, quando andate a farle non ci sono problemi che il pennello non vi scorre e via dicendo. È un trucchetto che sto adottando da diverso tempo e ve lo straconsiglio in ogni makeup tutorial, come avrete notato, perché è piuttosto valido. Poi, allora, procediamo. Siccome lei ha questo makeup total matte e anch'io personalmente mi piace tantissimo il trucco total matte, allora, ingrandisco bene l'immagine e io direi di incominciare, dato che lei nei suoi makeup incomincia sempre con un colore omogeneo per non avere discromie sulla palpebra. Perciò io vado a prendere, allora, i prodotti che ha utilizzato lei in questo makeup in realtà neanche so quali sono, perciò io mi sono adattata a quello che ho io in casa, quindi non saprei dirvi quale makeup, quali brand ha utilizzato. Perciò in base a come si è truccata lei su quella foto, io ho visto nella mia makeup collection ciò che avevo e mi sono adattata per quanto possibile. Quindi se non verrà fedelissimo, sapete il motivo, ma cerco di fare del mio meglio come al solito. Quindi vado a prendere questa Naked, la Naked 3, fantastica. E per andare a uniformare tutta la palpebra vado a prendere questo colore burro, eccolo qui, che si chiama Stranger. Vado con un pennello piatto, questo qui grande, mi metto la palette qui e lo vado a mettere su tutta la mia palpebra, come per quanto riguarda la cipria che ho messo in precedenza. Quindi vado a uniformare tutta la mia palpebra con questo colore, così. Non ne metto tantissimo, tanto ci serve solamente per non avere eventuali discromie e per avere una palpebra uniforme nella sua colorazione, così.
Nel frattempo vi racconto un po' qualcosina. Allora, in quell'incontro che è avvenuta a Roma 2 anni fa, era presente, ero, sì, io ero presente, ma era presente anche lei a questo centro commerciale che sta a Fiumicino. Chi è di Roma senz'altro lo saprà, Parco Leonardo, ovviamente per chi non è di Roma non saprà che centro commerciale è. E comunque lei venne perché era stata ospite a Los Angeles per il film Il Trono di Ghiaccio o una cosa del genere, e fu un incontro spettacolare. Se vedete quel vlog che vi ho linkato e andatelo a vedere, è stata una sensazione pazzesca. Lei è strepitosa, ragazzi, è veramente strepitosa. E in quell'occasione mi sono fatta filmare anche il suo libro. A prendere questa palettina qui di Kiko, che in realtà sarebbe per il contouring, ma siccome non ho un ombretto così similare per fare la sfumatura di transizione nella mia piega naturale dell'occhio, vado a prendere questo colore qui, tanto è uguale, l'importante è che sia matte, dato che lei utilizza un make-up total matte, quindi rispettiamo le sue volontà, diciamola così. Vado a prendere questo colore qui, eccolo questo. A prelevare un po' di prodotto, così. Ne sbatto l'eccesso, voilà. Prendo il mio specchione e vado qui nella piega dell'occhio in questa maniera, così. Perché noto che lei fa sempre queste sfumature sul marroncino. Diciamo che il suo make-up preferito, dato che la seguo da anni ormai e quindi un po' i suoi gusti li ho capiti, è sempre su questo smokey eyes sul marroncino, total matte e via dicendo. Diciamo non eccede tantissimo, almeno che non deve fare dei make-up un po' più stravaganti, dato che a lei piacciono sia i colori che non. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Allora, adesso procediamo sempre con, non con questo pennello qui, ma con il pennello piatto, che se lo riesco a trovare, ok, perfetto. E vado a prendere da questa mia palettina qui, che non saprei dirvi il brand, dato che l'ho collezionata, queste piccole palettine, con delle riviste che ho fatto un po' di tempo fa. Comunque sia, è un marroncino opaco, ovviamente, sullo scuretto, quindi io farò un mix tra questo un po' più chiaro e questo un po' più scuro, dato che lei va piuttosto abbondantina per fare il suo smoky. Perciò faccio un mix di queste tonalità, che come vedete questa è un po' più chiara e questa un po' più scura. L'importante è che siano matte, non vado tanto ad eccedere perché a sfumare gli ombretti di tonalità così scure, se ne mettete tanto dopo è un casino, quindi aggiungete poco alla volta. E vado qui nella mia piega mobile, nella mia palpebra mobile, scusate, non piega. Piano piano così, non vado a eccedere troppo. Ok, ragazzi, una volta che ci siamo accertati che l'intensità è quella che vogliamo, ovviamente non rimaniamo con queste linee, diciamo con questi bordi non definiti, ma andiamo a dare una sfumatura e andiamo a sfumare il tutto utilizzando ovviamente un pennello da sfumatura, ma questo è sottinteso. Quindi pennellino da sfumatura e andiamo a creare questa nostra sfumatura, perché vedo che ha una gradazione di colore che non è questo qui, insomma, in eccesso, ma bensì qualche altra tonalità probabilmente. E appena appena andiamo a prendere questa qui un pochino più chiara, poco poco, e andiamo a fare la nostra sfumatura qui. Andiamo a sfumare per bene i bordi, in questa maniera, così. Pennello da sfumatura alla mano, prendo il marroncino questo qui scuro, questo. E vado sotto nella mia parte inferiore dell'occhio. Quindi vado qui, voilà, così. Abbiamo fatto questa sfumatura sotto la nostra parte inferiore degli occhi. Per essere ancora più precisi, perché altrimenti, vedete, si creano alcuni buchetti, vado con questo pennellino piccolino e sempre con la stessa identica tonalità di marroncino fra le mie ciglia. Adesso vi faccio vedere in questa maniera, vedete, vado molto molto precisa così, di modo che non c'è questo stacco e soprattutto non si vedono buchini, che è brutto. Quindi così, ecco qui, stessa cosa dall'altra parte, uniamo la parte sopra con la parte sotto ovviamente, eh. Andiamo a sfumare tutto quanto così, anche di qua. E via. Ok, eccoci qua. Allora, nella parte interna dell'occhio, vediamo, nella parte interna dell'occhio ha questo punto luce, ma appena appena. Quindi io vado a prendere
dalla palettina della Naked perché non riesco a capire se è una tonalità sempre matte o leggermente luminosa. Quindi, per non sapere né leggere né scrivere, dato che a lei piace il total matte, andiamo a fare anche il nostro angolo interno matte e andiamo a riprendere il colore che abbiamo messo iniziale per uniformare la nostra palpebra, quindi Stranger. Allora, vado direttamente con le dita, sì, mi conviene, ragazzi. Quindi, allora, metto la palettina qua e vado con le dita così, all'interno dell'occhio. Vedete, a dare questo punto luce. Stessa cosa dall'altra parte. E via. Nella riva interna dell'occhio lei indossa una matita nera. Sottile, 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 perché qui sulla foto noto che mi si è spento il telefono. Ecco, perfetto. Allora, abbiate pazienza, perché noto che ce l'ha proprio sottile, sottile, sottile. Continuiamo perciò con... Allora, ecco, mi stavo dimenticando, punto luce sotto l'arcata sopraccigliare, che ovviamente anche questo qui sembrerebbe essere opaco, perciò io rivado a prendere sempre il mio solito Strange. Lo andiamo ad applicare con un pennellino piccolino, se riesco, ok, a prendere il pennello, perfetto. Quindi vado a prendere Strange dalla palette sempre Naked 3 della Urban Decay, sbatto l'eccesso e vado qui sotto la mia arcata sopraccigliare così per dare questo punto luce che non so se notate. Eccolo qua. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, sbatto l'eccesso e via dicendo. Ok. Vado a fare una piccola sfumatura come al mio solito per non lasciare questo stacco netto che non mi piace. Sta mettendo fuoco. Ok, perfetto. Quindi piccola sfumatura. Vado ad applicare ben due mascara come faccio già di mio, con immense passate. Anche perché vedete qui lei proprio ha le extension e gli si vedono. Eccole qui. Spero si notano. Vedete, ha questo sguardo molto molto aperto. Perciò io cercherò di riprodurre la questione applicando due mascara rigorosamente neri. Questo è un mascara volumizzante e questo invece è un mascara che dà cicciottezza alle ciglia. Quindi mascara nero sia sopra che sotto. Allora, andiamo a dare cicciottosità con questo qui. Vado a mettere i mascara qui. Ok, perfetto. E andiamo a dare un nero po' di... applicato sia sopra che sotto. Ho cercato di darmi abbastanza volume per quanto sia e a rendere le mie ciglia per quanto mi è possibile come lei che indossa su questa foto le extension. Vedete, ho cercato di dargli molto molto volume e questo è il risultato finale. Adesso passiamo ad alcuni step che lei non rinuncerà mai e poi mai per la sua base viso. Uno tra questi è il contouring, che dice che senza di quello il suo viso appare come un pesce palla. Quindi allora vado a fare il contouring anche io. Vado a prendere questa palettina di Kiko che è adatta proprio per fare il contouring e che ho utilizzato prima per invece prendere questo ombrettino qui per la sfumatura iniziale. Ha scoperto questo aggeggino qui per mettersi, insomma, per fare la sua... per scolpire il suo viso, non mi venivano le parole, quindi ha scoperto questo aggeggino da un po' di tempo, ce l'ho anch'io, perciò rimango fedele a lei e vado a prendere questa tonalità fredda. Lei in genere la sua terra di sempre è la Hoola di Benefit, io non ce l'ho, quindi vado ad avvicinarmi alla tonalità che utilizzerei per fare il contouring tramite questa palette di Kiko e prendo questo colore molto freddo. Quindi ne prendo un po' e allora lei in genere va qui sotto, quindi così. In questa maniera ci va anche abbastanza abbondantina, va così qui sotto, così, ecco. Poi fa la stessa identica cosa dall'altra parte, così, in questa maniera. Poi va sotto il collo, così, va sotto il collo, poi va qui sulla fronte, così. Va qui in queste zone, qua, ok, adesso ci sono, ci sono. Allora, poi vado di illuminante, che noto che è sempre leggero, ma che ci sta, quindi illuminante. Allora, l'illuminante no, l'illuminante in genere utilizza o quello lì di Benefit o quello lì di Too Faced, quello lì a cuoricino che dice che adora da morire.
Perciò io vado a prendere invece il mio, questo qui solito della Makeup Revolution, e vado con le dita, sì, lo applico con le dita questa volta, tanto è poco poco, qui. Allora, vado a prendere con questo pennellino qua, questa tonalità qui, appena appena, e lo vado a mettere come blush, poco poco, perché vedo che è molto naturale, non è la tonalità che ho preso io, no. Quindi appena appena questo qua lo Siamo metto. arrivati a questo punto al fulcro del make-up che Nicole fa sempre e comunque, ossia le labbra nude. Adora le tonalità naturali, ma che gli esaltano un pochino le labbra, quindi che gliele rendono un po' più rimpolpate e via dicendo. Allora, qui ho due scelte e vedendo il suo colorito sulle labbra lì sulla foto, io nella mia Makeup Collection le tonalità che si avvicinano di più a quella che indossa lei sulla foto sono queste due. O questa un po' più chiara, o questa che è una tinta labbra della Wycon, la numero 28, questa qui, ma che è un pochino più scura. Di quella che mi si avvicina di più che ho io è questa qui, però la sua è un po' più chiara e sembrerebbe più tendente a questa. E quindi vado ad applicare il tutto. Ovviamente non ve la faccio vedere tutta perché 3, 2, 1. Ta-dan! E questo è il risultato finale, perciò eccomi trasformata in Nicole Kiss and Makeup 01. Vi faccio rivedere la foto da cui ho preso ispirazione, eccola qua. Voilà. Eccola. Ed eccomi a me. Spero di essere stata il più fedele possibile e di essermici avvicinata per quanto credo. Eccomi qua, la tonalità è perfetta, ragazzi. Alla fine ho fatto bene a scegliere l'altra di Kiko e non quell'altra di Wycon. Ed eccomi qui. Se questo filmato ovviamente vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e a tutti i miei social. Mi raccomando, su Instagram, perché io fra qualche giorno vi lancerò il terzo sondaggio per fare la terza, il terzo episodio di questa serie che vi sta piacendo tanto e io sono molto molto contenta perché è piuttosto divertente sperimentare e cimentarsi in un personaggio che magari seguo, che magari piace a voi e via dicendo. Con questo è veramente veramente tutto. Un commentino dei vostri come al solito, ovviamente, perché io amo stare in contatto con voi e lo sapete. Un abbraccio fortissimissimissimo, un bacione, super mega kiss and makeup 01, quindi tutto nicheloso, possiamo dire così. E ci vediamo alla prossima. Ciao!